In questi giorni abbiamo guardato insieme il presepio, abbiamo visto le luci, abbiamo visto i nodi, abbiamo visto gli angeli, abbiamo visto il bambino. Ora, come quinto quadro del presepio, oggi ci tocca guardare bene quella madre, che per opera dello Spirito Santo ha concepito il Figlio. E con la forza e la luce e la sapienza dello Spirito Santo sarà la perfetta collaboratrice della redenzione dell'umanità. Grande quella mamma, la più grande di tutte le mamme. Nessun'altra mamma ha partorito un figlio che è anche, oltre che essere uomo, è Dio. E nessuna mamma ha potuto partorire nella verginità, rimanendo tale, un figlio. Grande quella mamma. E chi ha operato tutta questa grandezza? Lo dice adesso, davanti a Elisabetta Maria. Ha fatto in me cose grandi. Lui, l'anima mia, esulta, loda, ringrazia, adora. Io esisto per Lui. La mia vita è Lui. Quel padre, quel figlio, questo figlio lo porta in seno, è lo Spirito Santo. La Madonna, ad ogni respiro, è una preghiera di lode, di adorazione, di ringraziamento a Dio. E lo è come interprete e direi anche sostituta di ogni uomo, perché troppi sono gli uomini che non adorano, non ringraziano, non pregano, non amano, non obbediscono. E lei allora, come mamma, corre ai ripari. Grande quella mamma. E lì, a contemplare e quindi ad adorare il Dio fatto uomo, che adesso, tra poco, a distanza del racconto che avete ascoltato oggi, quella mamma ce l'avrà sotto gli occhi, il Figlio di Dio. Non è mai sfiorata dalla la Madonna dal più piccolo dubbio che umanamente, all'intelligenza umana, picchia, dice: ma sei sicura tu, donna, e questo figlio che hai partorito è Dio? Che tu l'hai portato nel seno 9 mesi, tu, povera donna, ultima donna del mondo, sei sicura che è lui? Maria è piena di grazia, ma anche piena di fede, non è sfiorata mai dal dubbio. E io adesso dico a voi, soprattutto a noi sacerdoti, che abbiamo in mano il tesoro di Dio, ma siamo in ogni istante totalmente consapevoli dei doni che Dio ci mette nelle mani, nella mente, nel cuore, o noi sciupiamo, rischiamo le ombre, i dubbi, anche noi? Questo è importante ricordarlo, perché la grande fede, o meglio, la fede è grande a misura che noi la vogliamo grande in noi. Guardate che situazione. Non ho la fede, colpa di Dio. No, il Signore te l'ha dato dal battesimo,
la fede, la speranza e la carità. Un contadino non fa niente, ti abbraccia in croce sotto all'albero, poi dice, ma guarda un po', quest'albero di mele qua non si sta seccando, non frutta niente. Hai fatto la parte tua? Così mi disse Padre Pio, dai primi incontri, fai la parte tua. Non ti credere di averla fatta. Non pensare che non ci riuscirai comunque. Falla. Maria è colei che ha detto sì. E quel sì mantiene sempre accanto a Gesù. I momenti duri, difficili, i più difficili della vita della Madonna sono i momenti in cui deve lei, con una fede immensa, superiore alla misura di ognuno di noi, Maria deve dire ancora sì, sempre sì al Padre. Nasce, deve partorire il figlio, deve andare lontano da casa. Nasce questo figlio, deve scappare in esilio con questo figlio. Viene presentato al Tempio e, passo indietro, una spada trapasserà la tua anima. Una spada, bell'augurio. Sono la madre di Dio e devo andare incontro a una spada. E noi pensiamo che Simeone si riferisse a un colpo di spada, di dolore, un atato nel cuore della Madonna. No, no. Simeone ha voluto dire: il tuo cuore porterà sempre conficcata una spada, insieme alla felicità di essere madre di questo figlio di Dio, tu ne sarai la consofferente per la salvezza dell'umanità. Lui si chiama Salvatore perché salva. Tu ne sei la madre e farai la stessa strada. Patirai gli stessi dolori. Vi ricordate quello che ci racconta sempre il Vangelo di Luca, quando il bambino Gesù a 12 anni, la prima volta, no? Perché così era, a 12 anni, l'uomo, il maschio, diventava cittadino ufficialmente del popolo di Dio, lo portano a Gerusalemme, vanno lì a fare la festa. Poi, grande folla, un po' di confusione, Maria e Giuseppe si avviano convinti che il bambino sta o di là con lui o di qua con lei. E invece il bambino era rimasto lì nel Tempio, 3 giorni di agonia, di angoscia, lo dice la Madonna. Tuo padre e io ti abbiamo cercato nell'angoscia, un morire dell'anima e del cuore. La mamma non ritrova più il figlio e quel figlio solo lei sa cosa significa per l'umanità. Anche Giuseppe cercano angoscia. Finalmente, creatura umana, spontaneamente, voi direste, ma è mamma, giustamente, perché ci hai fatto questo? La mamma domanda al figlio. Adesso i teologi qui si dividono, gli esegeti. Non è un rimprovero di Gesù alla mamma, non si permetterebbe mai. Perché? Perché mi avete cercato? Sapevate, lo dovevano sapere per opera dello Spirito Santo, che cosa? Che io devo fare la volontà del Padre mio. Ma che in quel modo non lo sapevano, altrimenti non si sarebbero angosciati, avrebbero detto, vabbè, abbiamo capito, adesso andiamo, sappiamo dove lo ritroviamo. No, no, tu non lo sai dove lo ritrovi, se lo ritrovi, se ti ringrazia, se ti rimprovera. Tu non lo sai, il mistero di Dio è questo, è Lui il pilota. Allora, perché ci hai fatto questo?
Devo fare la volontà di Dio. Con questa risposta, non pensate che Gesù abbia voluto scaricare la sua responsabilità sulla Madonna e San Giuseppe e dire: io sto a posto, non me ne importa del vostro dolore, io ho obbedito. No. Quel bambino, sapete cosa ha detto? Voi, come me, dovete essere perfetti nel fare la volontà di Dio. Se vi avvisa, lo ringraziate. Se non vi avvisa, vi straziate, ma lo ringraziate lo stesso. Secondo voi la Madonna e San Giuseppe, dopo quell'angoscia, hanno avuto un po' di rancore verso il figlio? Beh, hanno capito. E questo la Madonna voleva. Figlio mio, fammelo capire, perché io non voglio sbagliare. Io voglio fare come te la volontà del Padre. Allora tu vienimi sempre incontro. Dammi la luce, dammi la pace. Fammiti amare come io, la mamma tua, ti so amare. E questa è la volontà del Padre. Ma è la stessa cosa che dice Gesù. Nelle nozze di Cana, la Madonna ha capito la situazione difficile, scomoda di quella circostanza. Va dal figlio. E perché? Perché lei è la mamma. C'è da rimediare in un modo miracoloso, c'è il figlio. E perché allora non dice soltanto, ha detto non hanno più vino, non ha detto fa il miracolo, gliel'ha chiesto di fare il miracolo? Ma Gesù ha capito che la mamma voleva il miracolo? Certamente, tant'è vero che ha detto Madonna, ma adesso che devo fare con te? Non è venuta l'ora. Che faccio? Che obbedisco? A lui? O a lei? O a te? Ha obbedito a lei. Perché? Perché nella richiesta implicita della Madonna c'era la volontà di Dio il Padre. Qui è il punto. Anche quando prega la Madonna non chiede mai qualcosa che sia contro la volontà di Dio. Chiede a Dio quello che gli altri non chiedono. Lei lo può chiedere perché lo può meritare. Lo fa con l'umiltà. Io sono la serva. Si faccia come vuoi tu, sempre. Anche dopo la preghiera. Gesù dice, se è possibile, passi questo calice. Però sia fatta la tua volontà. Questo è lo stile di Cristo, lo stile della mamma. Si è fatta la tua volontà, Signore. E piange, e corre, e supplica, e appare, e ritorna a supplicare. E ci consegna i regali preziosi. Io sono l'Immacolata. Tu, Chiesa, stai cercando, hai dato la definizione, e io ti vengo a benedire, a confermare. Io sono l'Immacolata Concezione. Quando il parroco sentì questa espressione domandò a Benedetta: ma tu lo capisci che significa? No. Allora, se non lo capisci, certamente non puoi imbrogliare. A Fatima, la Madonna del Rosario e la Madonna della preghiera del popolo, della preghiera col popolo. Quando diciamo il Signore sia con te, noi diciamo anche implicitamente la Madonna sia con te. Mi domandavo questa mattina, mentre pensavo, noi dobbiamo parlare un po' di questa mamma che sta lì davanti a quel bambino, che si sente un nulla lei, però ha il tutto davanti agli occhi, la Madonna che obbedisce sempre. Condivide sempre ciò che vuole il Padre e anche ciò che vuole il Figlio. Quando Gesù va predicando, lei non c'è visibilmente. Quando lui sta
sotto la croce, la salita del Calvario, e sulla croce lei c'è. Ecco la spada, sempre conviccata. Ogni dolore nella Madonna è anche profezia, dolore profetico. Nessuna sorpresa quando il figlio suo muore in croce. Estrazio e offerta, non sorpresa. Quel sì, lei non soltanto lo sapeva, ma lo condivide. E allora la Madonna addolorata per noi è come dire la Madonna immacolata, è come dire la Madonna assunta, è come dire la regina del cielo e della terra, è come dire l'umile ragazza di Nazareth che vive consacrata a Dio, che è nella sua anima immacolata. Quella è. Allora, qui a Pescara, un santuario della Madonna dei Sette Dolori, mi ha scritto qualche tempo fa un figlio spirituale che lavora molto per i gruppi di preghiera in Francia, mi ha scritto: io ho fatto delle ricerche in Italia, voi avete il santuario intitolato alla Madonna dei Sette Dolori. Allora io mi domandavo: ma quanti anni sono che io sto qua ai piedi tuoi, in questa casa tua, a pregare con le sentinelle dell'aurora che tu chiami? Più di 60 anni, tanti. Che bello, che regalo. Ma Pescara lo sa di avere qui questo dono? Sì, se ne ricorda quando si fa la festa, ma siccome adesso la pandemia non si può fare più manco la festa, chissà, chissà. No, qua sta, questo è come il presepio. Tutti noi siamo i bambini suoi, siamo i figli suoi. Per una mamma il figlio, anche se ha 50 anni, è sempre un bambino. Lei lo può rimproverare, gli può dire quello che deve fare, lo può consigliare, è la mamma. Tu, senza di me, resteresti qua. Allora, noi ci siamo perché c'è lei. Stiamo pregando ogni mattina da anni perché preghiamo con lei. Ai piedi della mamma non ci sta soltanto Gesù bambino nel presepio, ma c'è ogni bambino e bambina, figli suoi, qui nel Tempio, nelle vostre case, dove pregate anche, per le vostre strade, nei vostri uffici, nei vostri laboratori. La mamma ci porta sempre, o viene sempre. La mamma è sempre con noi.